Ragazzi, faccio vedere al volo quello che abbiamo preso alla Coop. Allora, cracker salati della Mulino Bianco. Poi, Tuk, cracker classico. Due bottigliette Mutti, quelle piccoline. Poi ho preso un pacco di galletti che era in offerta. Succhi alla pesca della Coop senza zuccheri. Poi la sera aveva una fame. Sono quelli della nonna. No. Poi croccantini mais al gusto formaggio. Poi vediamo se ci si fa che la Sara mi interrompe ogni 3x2. Fette biscottate dorate. Spaghetti grossi della Coop. Altri succhi Coop però all'albicocca. Yogurt, che hai combinato? Alla fragola. Poi in offerta c'era questo pacco qua da 1 kg della Molisana Fusilli. Poi bollini, che questi qui poi le porta a scuola. Della De Cecco le pennette, quelle piccoline, mezze penne rigate. Gel doccia shampoo per uomo. Comunque totale 57,54 euro. Poi sapone per le mani. Ho preso la ricarica, questa qua della Coop, con estratto di tè verde e timo. Poi questi sono gli anacardi, coscettini di pollo, perché è cascato, mandorle, altri anacardi 99 centesimi, ricottine della Coop, yogurt alla pesca magro, tortelloni ricotta e spinaci, prosciutto crudo, prosciutto cotto, crescenza, scusate il casino, ma la Sara oggi è insopportabile. Poi filetti di nasello della Coop, vellutata zucca e carote, una bottigliettina d'acqua e le patatine, pizzoli, questi qua di Topolino. Ah, poi un pacco di pannolini, questi qua della Coop, mutandino per la notte, perché la Sara la notte le porta sempre, e due casse d'acqua. Buongiorno ragazzi, oggi per me è lunedì mattina, sono le 9, la Sara è già all'asilo da un po' perché alle 8:30 era già dentro e anche un pochino prima forse, vabbè, insomma più o meno 8:30. Infatti era un po' stranita stamani, di solito noi quando arriviamo ci sono parecchi bimbi, stamani ce n'era di meno, infatti dicevo ma dove sono i bimbi, no? Infatti era poco convinta, non ha pianto però stava lì attaccata e... Poi lei ha legato in particolare con due bimbi e stamani non c'erano ancora, quindi poi ci metti che anche lunedì però non ha pianto. Io invece ho beccato il mal di gola da sabato mattina, ma stamani è peggio degli altri giorni. Ho preso una bena con un po' di miele, vediamo un po'. E secondo me l'ho beccata venerdì sera che siamo andati al parco giochi con la Sara, la mia amica, la sua bimba. E diluviava, siamo usciti, era un pochino freschetto, io ero solo con la felpa, mi sa che l'ho beccata subito e vabbè, speriamo che non la prenda la Sara invece c'ha raffreddore e tosse e normale, prima o poi lo dovevamo beccare anche noi. Ieri pomeriggio poi siamo andati a fare un po' di spesina, vi ho fatto vedere prima la Coop e prima di andare a fare la spesa invece siamo andati al villaggio delle zucche, che poi non è proprio un villaggio perché è un'azienda agricola piccolina e praticamente nel giardino di casa loro hanno tutti i campi, hanno l'orto, quindi vendono frutta, verdura, chilometro zero. E poi per questo periodo appunto ci sono tutte le zucche da intagliare, vendono le zucche da intagliare, più allestiscono tutto il loro giardino e la casa con le decorazioni di Halloween, è veramente molto carino, poi tutti gli anni cambiano. E solo che questa non sono riuscita a filmare nulla perché siamo andati domenica pomeriggio alle 4 e c'era il mondo, veramente il mondo. Ho fatto giusto qualche foto per ricordo, però filmare ragazzi non ho filmato niente. Però è molto carino. Poi siamo andati sempre con questa mia amica con la bimba e almeno si sono divertite, bellino. Comunque basta ciance perché devo tirare sempre su il letto e poi devo pulire tutta casa. La camera pulita, adesso ho messo tutti i giochi sopra il letto perché in terra ovviamente c'è il bagnato
E mi sono anche cambiata, mi sono messa comoda, adesso vado su a vedere se è finita la lavatrice, almeno metto un'asciugatrice. Allora, alla fine ho provato a stendere perché oggi è una bella giornata, c'è il sole, anche se qui il sole picchia poco ormai, però ho provato e vediamo al limite se qui tanto ci sono palloncini, se non asciugano e buttano un'asciugatrice. Ta-da! Fatto danno, ragazzi. Ho rotto un bicchiere. Io di tanti posti dove appoggiare il mocio, dove lo vorrei appoggiare qui sulla vetrina, è scivolato e ha picchiato sul bicchiere. La Sara che non vuol venire a casa, eh? Dov'è? No. Sara! Ah, monta su, dai. Vieni! Dov'è? Ragazzi, finalmente è arrivato il pacco Shein, ce l'abbiamo fatta, dopo non so quanti giorni è arrivato, che poi sono quattro oggetti, proprio un croce, però giustamente la roba l'ho pagata, il pacco lo volevo. Comunque è arrivato, adesso vi faccio vedere. Allora, per 5 euro ho preso una felpina alla Sara, che in realtà gliela volevo mettere ieri quando siamo andati al campo delle zucche per fare le foto. E vabbè, gliela metterò poi il giorno di Halloween. Arriva così in queste bustine. Questa qui non la tiro via perché ho visto che sono comode, poi le riutilizzo. E questa è la felpina, è rosa. Dentro è un po' felpatina. Carino il disegnino col fantasmino, le zucche, i pipistrelli. Proprio per Halloween. Ho preso una taglia 4 anni, penso li vada. L'unica cosa è che il tessuto non è che mi faccia impazzire. E poliestere. Ora la metto subito a lavare. Poi ho preso questo coso qua. È praticamente una cuffia per la doccia, per la Sara. Riesco a farlo uscire, magari, ecco, forma di coniglio. Praticamente gliel'ho preso perché la Sara tutte le volte che fa la doccia è un disastro perché si mette a piangere che gli dà fastidio l'acqua che gli va sugli occhi, e questo dice che è fatto apposta per non fargli andare l'acqua negli occhi. Vediamo un po', qui ci sono bottoncini per regolare la misura e io ho scelto questo qua a forma di coniglio, ma ci sono anche altre cose. E qua è il tuo pacco, poi quando si fa la doccia proviamo questo. Tanto è arrivata anche lei. Poi ho preso due cose, giusto due per il compleanno, ovvero la tovaglia a unicorno, perché il tema appunto del compleanno sarà unicorno. E questo qui costava 2,12 euro, mi pare. La tovaglia anche questa sui 2 euro e questo 1,20 euro, mi pare. E questi sono gli stecchini, ora qui si vede male, a forma di unicorno da mettere sopra pizza, focaccia, panini, queste cose qua. Ve ne faccio vedere tre così al volo. Vedete, tutto a tema unicorno. Poi andremo a prendere i piattini, bicchieri, tovagliolini. Quando facciamo la... Come è proprio bagnato? No, non è bagnato. Lo usiamo quando facciamo la doccia. Senti, ma ti piace questo qua con l'unicorno? Ti piace? Lo rimetti nella busta? No, no, non importa rimetterlo nella busta. No, lo mettiamo a posto. Sara, raccogliamo le castagne, vai. Guarda quante ce ne sono. Tante, guarda là. Guarda, un po' belline queste qui sono insieme. Aia, mi sono bucata. Non c'è nulla di questa. Ok. Sono fatta male. Ti sei bucata? Mettile nella bustina gialla. Non gli fare male, Guarda, poverino. c'è battone. Vedi che Mangia viene. Gli mangia. Gli vuoi dare da mangiare il fungo? il fungo. Ti dà noia a me? Che succede? Che succede? Trova la sua mamma. Ma che schifo. Che schifo. Vedi che rimasto Vabbè. bene? Poverino. Vedi? Sulle
mattino su. Ragazzi, buongiorno. Oggi è il mattino dopo, la Sara è all'asilo. Stamani devo dire che è andata molto molto bene. E siamo arrivati, vabbè, cerca sempre la sua amichetta che però stamani non c'era, non era ancora arrivata. Poi comunque mi ha abbracciato, mi ha dato due bacini, poi si è presa il suo asciugamanino, l'ha portato da sola in bagno insieme a un'altra bimba. E poi è tornata da me, ha preso lo zainetto, la borraccia, il portamerende, l'ha portata a posto. Mi ha salutato tranquillamente, infatti anche la maestra mi ha guardato, mi ha fatto proprio il segno benissimo e quindi meno male, sono contenta. Come vi avevo già accennato, è già qualche settimana che va decisamente meglio, poi ovviamente anche lei ha i giorni che è un po' storta e che non ha voglia, come ad esempio lunedì mattina, ma perché c'è stato il sabato e la domenica, quindi il weekend a casa col babbo e la mamma, e lunedì quindi è un po' traumatico, ma poi generalmente sta andando meglio. E, però stamani ecco, mi ha fatto piacere perché ha fatto tutte le sue cosine che doveva fare, tranquilla, senza neanche l'aiuto della maestra, e quindi mi ha fatto piacere. Comunque adesso mi metto a fare il cambio lenzuola, poi vado a dare una bella pulita al bagno. Io chiudo qua questo video, mi raccomando lasciatemi like, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto e commentate se vi va. Noi ci vediamo presto, ciao!